di sicuro dalla sua formazione da designer ha in qualche modo influito nella crescita del progetto, che però appunto, come dicevi, è nato per passione. La passione per il cibo e per tutto quello che il cibo comporta, quindi il cucinare, la convivialità, il sedersi attorno al tavolo, condividerlo con altre persone. E noi l'abbiamo fatto, oltre che a casa nostra per noi stessi, anche come pretesto per conoscere delle persone che non conoscevamo ma che volevamo incontrare. E quindi, vista la potenza del cibo appunto di portare assieme le persone, abbiamo detto perché queste persone che vorremmo conoscerle, non invitarle a cucinare nella nostra cucina. E così il progetto, per curiosità, per passione, per voglia di incontrare delle nuove persone, è iniziato. Ovviamente, quindi la cosa che abbiamo poi, diciamo, decodificato, che abbiamo capito, è appunto questa grande potenza comunicativa del cibo. E per noi appunto il cibo è comunicazione, di prodotti, di prodotti che si cucinano, di persone, le persone che cucinano della nostra cucina, e comunicazione di un territorio, come si diceva prima, di un brand, e nel nostro caso proprio la naturalezza con cui tutto il progetto si è sviluppato ha reso vincente questo strumento di comunicazione. Ovviamente è un progetto che è nato online e può esistere grazie a quelli che sono tutti i nuovi canali di comunicazione, quindi noi scopriamo le persone e le contattiamo grazie alla facilità di entrare in relazione e grazie quindi al web e ai social network, e comunichiamo tutto quello che facciamo attraverso il nostro sito e i nostri canali social. Per cui è interessante come una cosa così familiare, così elementare, così intrinseca nel cibo, che è una cosa che ci accompagna da sempre, possa diventare invece il pretesto e lo strumento per raccontare molto di più. E questa è un po' la nostra esperienza. E il video che stiamo vedendo è un video di mood che racconta un po' questi concetti, quindi dall'andare a fare la spesa, quindi dall'importanza del prodotto, dell'esperienza, del toccare sul campo gli ingredienti per poi portarli a casa, cucinarli, condividerlo con le persone, pubblicare online tutto quello che facciamo. E oggi il progetto è nato appunto in modo spontaneo poco più di 2 anni fa, e si è evoluto da una parte velocemente, dall'altra lentamente, perché appunto è stato progettato in corso d'opera e continua ad essere. La cosa interessante è che continua in evoluzione. Ed oggi è diventato un vero canale in cui poter trovare, tornando al discorso di quello che si può comunicare, non solamente la cucina, che è sempre il punto di partenza, ma davvero veniamo scelti da aziende per essere rappresentate, scegliamo persone da raccontare, prodotti che vogliamo provare e raccontare, luoghi, territori, e questa è quindi la grande forza, secondo me, dei nuovi mezzi di comunicazione con un prodotto così per natura forte e conviviale. Stefano, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, perché fondamentalmente anche raccontato così a parole sembra poi magari facilissimo metterlo, dare una ricetta e dare comunque ad essere seguiti da persone che iniziano a cucinare quello che tu proponi. E quello che ci ha aiutato, essendo comunque di formazione designer, molto attenti anche alla parte estetica, è stato quello che inconsciamente ci siamo ritrovati a progettare il modo in cui andavamo a pubblicare le nostre ricette online, quindi cercando di fare delle foto che si fossero belle, facessero venire fame, ma anche messe tutte insieme su una pagina web potessero risultare anche belle. Quindi comunque il fatto di essere partiti comunque da una formazione totalmente diversa da quella che comunque noi non siamo chef, siamo due persone a cui piace cucinare, piace comunque creare delle situazioni attorno al cibo,
ma amiamo farlo comunque progettando sempre dei minimi particolari, quello che poi andiamo a pubblicare online, quindi c'è sempre un'attenzione a quella che è l'immagine, appunto, a proprio tutta la progettualità di una ricetta, anche se poi quelle che noi vogliamo proporre sono delle ricette semplicissime, ma anche dietro una pasta al pomodoro c'è cioè comunque uno studio sia di immagine che di tipologia di ingredienti che comunque di comunicazione poi. E in fondo di trust, che è una frase così accattivante. Food We Trust nasce un po' dal perché noi crediamo nel cibo fondamentalmente a 360 gradi, perché crediamo nel cibo sia appunto come fonte di nutrimento ma anche come strumento di comunicazione per riuscire ad invitare persone alle nostre cene, entrare in contatto con loro, farle conoscere per gli altri, raccontare una città attraverso quello che si mangia, dove si può mangiare, cosa c'è di tipico. Quindi comunque per noi il cibo è diventato in maniera totalmente spontanea il mezzo di comunicazione per raccontare tutto, che sia un'emozione, una ricetta, una città o qualsiasi.